Una cosa assurda che secondo me in nessun altro campus europeo c'è. E? Proprio di fronte lì c'è il mare. Oggi vi porto con me in un tour del campus incredibile della Nova SB, la miglior business school in Portogallo e tra le migliori in Europa per management e finanza. Mettetevi comodi e iniziamo. Buongiorno ragazzi, il nostro video parte da qui, da Rua de São Félix, dove stiamo vivendo. Qua c'è Robin. Ciao. Guardate qua, che spettacolo. Cioè, mica per niente è considerata una delle strade più belle di Lisbona, tant'è che in alcune guide c'è scritta proprio Rua de São Félix e ci sono turisti ogni tanto che vengono qua apposta per fare la foto. Robin, where are we going today? We're going to the campus of Nova SBE. La Nova è l'università in cui sta studiando Robin, ricordiamo, per il programma CEMS, che è un programma dove si ha un'università di partenza, la sua in questo caso è all'Aalto University. Invece qua per l'exchange di 6 mesi, quindi di un semestre, qua alla Nova. Il campus della Nova non è a Lisbona, si trova a Carcassonne Village, che è a circa mezz'ora 40 minuti di treno, quindi vi faccio vedere, partendo da casa nostra, qual è il percorso per arrivare a Carcavelosh e appunto arrivare al campus della Nova. So it was 1 year birthday of the shop. Yeah. We always stop here on the way to school or coming back. Ci ha dato un po' di torta, io sono venuto qua, penso 4-5 volte, non ho mai comprato niente. 90 centesimi la banana. Tram turistico che va tutto il giro di Lisbona. Lo potete prendere a Praça do Comércio, che è il centro di Lisbona. Solo che costa un sacco. Penso che sia tipo, non lo so, 8-9 euro. Che non ha senso, perché voi potete prendere un tram normale, farvi il giro di Lisbona con il tram normale, spendete, non so, 1 euro, 2 euro, non mi ricordo quant'è. Là dietro c'è Doso, che è il nostro sushi di fiducia, in cui ormai abbiamo fatto amicizia con i proprietari, quindi ogni volta che passiamo li salutiamo. Quindi prima salutiamo i nepalesi del supermercato, poi i nepalesi del sushi, e ora arriviamo in stazione. One chocolate croissant. Yeah. Thank you. Abbiamo 20 minuti prima che il treno arrivi, quindi vediamo questa brioche. It's warm. Buona. Ok ragazzi, siamo arrivati a Santo Station. Praticamente c'è questa navigante card che vi serve per prendere il treno. La potete ricaricare e dopodiché la piazzate sulla macchinetta validatrice. Guardate come fa Robin. Vi scala il credito ed è super conveniente, super easy, costa poco e funziona non solo sui treni ma funziona anche su tram, sui bus, su tutto, vi basta solamente questo, quindi super comoda. E qua a Santo Station, dopo queste costruzioni, c'è il fiume e su tutta la riva del fiume è pieno di discoteche, quindi per noi è stra facile perché basta scendere una via, praticamente 10 minuti, e siamo nel centro della movida portoghese con tutte le discoteche. E qua c'è Barrio Latino per ballare il reggaeton. Ecco il treno. Monuments were the monument of discovery and Torre de Belém. Those were the starting points where they took their ships off to, for example, Angola in Africa. Then they found, of course, Brazil. So yeah, that was the starting point for the discovery ships. Guardate, questa è la vista che c'è ogni volta che si prende il treno per andare a Carcavelos, che passa direttamente di fianco al fiume. Quindi ci sembra una vista bellissima. Drive this beach road every day. Oh yeah, good views on the way to school. What's the motorbike? It's dead for the third time. Eccoci qua, ci eravamo un po' addormentati, quindi ho perso la fermata e siamo andati 2 fermate dopo. La fermata dopo questa è Carcavelos. Bisogna scendere prima a Oeiras perché è all'inizio della spiaggia di Carcavelos. Una volta scesi a Oeiras potete prendere o un Bolt, costa 3 euro, o un Uber, oppure prendere un bus che vi porta al campus, oppure camminare 15 minuti. Dato che oggi c'è il sole, diciamo che camminiamo anche perché non abbiamo fretta e non siamo in ritardo a lezione. Siamo poi come se io stessi facendo l'università. Ok, 15 minuti. E siamo arrivati al campus della Nova che vedete lì in fondo ed è incredibile, un bel campus e la cosa più bella, adesso vedrete, no spoiler,
No spoiler. Chiama Nova SBE, School of Business and Economics. Perché poi la Nova ha altri campus, anche in centro Lisbona, che sono di altre facoltà. Hobby on Atrium, the welcome hall. Here is where you have big events. There on the terrace, I've seen the former president of the republic visiting here. So they have very good political connections. Allora, Robin è andata in bagno, quindi approfittiamo per vedere i bagni della Nova. Direi che c'è più spazio del nostro appartamento. In questo momento il campus è un po' vuoto perché comunque sono finite le lezioni, vedo gli esami e molti esami sono anche già stati dati, quindi siamo... c'è la FNAC dentro! Se avete bisogno di un telefono, di una copia per il cellulare, potete prenderla direttamente dentro al campus, neanche fuori, vicino, dentro al campus. E qua c'è la reception. Allora, uscendo dalla parte principale, poi qua a sinistra, vedete Milestone Student Living, che praticamente sono gli appartamenti per gli studenti. Ma quello che non state ancora vedendo è che proprio di fronte lì c'è il mare! Davanti! La residenza universitaria è all'università. Qua c'è il mare e qua c'è il campus, quindi proprio vicinissimo. Eccoci qua. Ah, c'è un piano, c'è un piano. Quindi qua si può, penso, suonare. Però qua stanno tutti studiando per gli esami. Studiare, molto figo, molto luminoso. I like this hall because there's so much natural light. Essendo un po' isolato, diciamo, non c'è turismo, non c'è troppa gente che viene qua, semplicemente i local. Quindi tutto è aperto, il campus è aperto, è molto sicuro, possono lasciare le cose qua e nessuno verrà a rubartele. Quindi veramente livello sicurezza top. Qua siamo sempre nella parte esterna, ci sono sti gradoni dove la gente si siede per far pranzo. Da qua avete la parte, diciamo, principale del campus, dove ci sono le aule eccetera. Di qui c'è la libreria, altre cose. Di fronte avete il grande auditorium, che è dove fanno le conferenze, tutto quanto. E dopodiché qua di fianco avete tutta la parte ristorazione. C'è dentro un Pingo Dosso, quindi un supermercato dove gli studenti possono entrare. Vi faccio vedere una chicca dopo, fighissima, del supermercato. Ora vi faccio vedere con Robin una parte che a lui piace molto, che ha utilizzato anche lui, ed è una cosa assurda che secondo me in nessun altro campus europeo c'è. E si mette la tessera, si apre. Guardate qua, qua c'è la palestra. Mentre qui, ragazzi, ci sono tutte le tavole da surf. I used to keep mine at campus. I sold it last week. You just leave your board. You come here before class or after class. You grab a board and you head out to the surf. Actually, this is the board I sold, so they brought it back here. This used to be mine. Quindi capite la cosa assurda di avere il campus al mare, è che qui avete tutte le tavole da surf, le vostre, le potete lasciare qui. Qua dietro ci sono le docce per lavare il surf, lavare voi stessi prima di andare a lezione. E qua di fronte c'è il tunnel per arrivare in spiaggia. Ora seguitemi che vi porto nella spiaggia di Carcavelos. Ed eccoci qua ragazzi, qua dietro c'è la spiaggia di Carcavelos, quindi capite la roba incredibile di prendere il surf direttamente da lì, camminare e arrivare nella spiaggia o viceversa. Vi fate tipo una mattina alle spiagge, poi avete lezione pomeriggio, andate lì, vi fate una doccia e andate a fare lezione. Eccoci qua, questa è la spiaggia di Carcavelos, in realtà solo la prima parte. Dopo siete andati là, c'è la spiaggia più lunga in cui potete affittare le tavole da surf, potete mangiare, prendere un aperitivo, ci sono bar, ristoranti, quindi è veramente super. Ci sono anche i campi da beach volley, beach tennis, c'è un sacco di cose, potete allenarvi anche qua, c'è un parco di calisthenics, quindi c'è veramente tutto, c'è un campus con la spiaggia, calisthenics, pallavolo, è incredibile. People come here to the cafe, they plug it in, have some coffee and then study away, have a meeting, whatever. So you can spend the whole day here at the beach if you don't have any classes. Un'altra cosa che mi ha stupito molto quando siamo arrivati qua a un campus è che la gente liberamente viene dalla spiaggia bagnata con il costume da bagno, senza maglietta, ed entra nel campus. E è normalissimo vedere persone che vanno in giro con la tavola da surf,
vanno in giro in costume, cose che in Bocconi sarebbe stata impossibile perché c'è tutta un'etichetta del vestirsi, del tutte queste cose qua da Milano e da Bocconi, che ci sta perché il contesto comunque dice molto, e quindi per me era un po' strano. Però qua nessuno si fa problemi di niente. Mi raccontavano alcuni ragazzi della Nova che quando finisce la sessione d'esami, hai l'ultimo esame, alla fine dell'esame si prende la tavola da surf, si vola in spiaggia e si inizia a surfare, e molte volte ti incontri il tuo stesso professore che ha fatto l'esame con te, che sta surfando accanto a te, cercando di cavalcare le onde. You have an app called Bingodosa Express. You show your QR code and you enter. Done. So you pay through the app. Quindi con il telefono scannerizzi il prodotto, lui te lo carica in un conto, lo puoi pagare direttamente con una carta collegata oppure lo paghi direttamente alle casse automatiche. Dopodiché fai vedere QR, esci con la tua roba e sono i prezzi del supermercato normale. Quindi praticamente se un campo vuoi mangiare, prendi questo panino ad esempio. Io ho preso questo panino di tonno, costa tipo, non so, 1,50€, 2€, e ti sei fatto un pranzo. Non la vorrei, magari la scelta non più buona, però ci sta comunque. E dopo ti metti su questi tavolini picnic a mangiare. Volete mangiare un panino pre-made del supermercato? Nella parte superiore ci sono tutti dei ristoranti, c'è tipo la poke, la pizza, ci sono gli hamburger, c'è la mensa, quindi con... How much is one lunch at the canteen? Student lunch is like €2.30. You can choose from fish, meat or vegetarian. Every day you have an option. You have a dessert included, you have a soup included. €2.30, raga. Ok, qua una delle grandi rivoluzioni che in Bocconi non siamo riusciti a portare. I microondi, qui potete portarvi il cibo da casa e riscaldarvelo qua, che vi fa risparmiare un sacco di soldi e comunque mangiate sempre cose salutare. Allora, qui dietro di me c'è la biblioteca dove potete venire a studiare e ci sono anche dei computer a disposizione di chiunque. Non c'è bisogno di chiedere un permesso né niente, semplicemente andate lì, accendete il computer e lo usate. È una cosa pezzante dalla semplicità, perché magari in Bocconi c'era bisogno di chiedere il permesso, non c'erano computer disponibili. Un po' un caos. Qua invece è tutto a disposizione, c'è un sacco di spazio, potete studiare, potete lavorare in gruppo. Fantastico. Ok, ragazzi, siamo stati un po' a lavorare dentro al campus. Devo dire, si lavora molto bene, c'è un clima di concentrazione ma non tipo di stress, perché comunque c'è un botto di luce, gente abbastanza tranquilla, c'è lì la gente che ogni tanto arriva, suona il piano, quindi veramente una bellissima atmosfera per studiare, per lavorare. E adesso stiamo andando verso la spiaggia di lì, e qua dietro vedete tutto il campus, è fighissimo, cioè bellissimo. E niente, qui si conclude il tour del campus della Nova. Spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se avete intenzione di venire a studiare in questa università, magari per scambio, per il vostro master o anche per la vostra triennale. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.